Voglio morire. È da qualche giorno che ho ricevuto questo messaggio da un amico YouTubers e adesso, dopo aver avuto il permesso, metto a disposizione di tutti il messaggio e la risposta e le mie considerazioni. Ciao Albertino. Eccomi ancora una volta ad esternare il mio dolore. Seguo i tuoi video da molto tempo, ma non sono capace di accettare la realtà di cui tu parli. Il dolore e la solitudine mi stanno uccidendo da troppo tempo. Nessuno mi ama e chi amo non mi degna di uno sguardo. Vorrei morire, ma sono troppo vigliacco per uccidermi e mettere fine a questa vita così inutile e vuota. Intorno a me indifferenza, superficialità. Non so cosa fare ancora per avere un motivo per vivere. Mi auguro che quello che racconti dell'aldilà sia vero e che possa un giorno viverci. Scusa, non riesco più ad andare avanti. Scusa. Risposta. Caro amico, come te altri si trovano a vivere il dolore e la solitudine e tutti sono stanchi di vivere su questa terra. Però devi pensare che se sei ancora qui insieme a noi, un motivo ci deve essere. Anche se non lo conosci, sii forte, come spetta ad un uomo. Non fare soffrire chi ancora ti ama e per il quale tu sei importante. Tu magari non lo sai. Ma c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te. Il suicidio è una brutta esperienza che porterà dolore anche a chi non supponevi. Aggregati a qualche gruppo che si occupi di spiritualità o a qualche comunità che non segua gli schemi. Di solito vivono nella natura e hanno poche esigenze. E la fratellanza dovrebbe essere il loro credo. Potrai almeno sentirti meno solo. Cercali. E quando li avrai trovati, lascia tutto e abbandona la realtà che ti fa soffrire. Pensaci bene prima, poi non potrai più tornare indietro. Così mi ha risposto. Qualche anno fa ho vissuto per diversi mesi in una comunità che assomiglia molto a quella che tu proponi. Quando mi sono reso conto di dove mi trovavo, sono fuggito terrorizzato dal fatto che stando con loro avrei perso me stesso. Come vedi? Anche questo ho provato per riempire la mia vita. Sono morto dentro e nulla è in grado di farmi rinascere. Così gli rispondo. Qualcosa conosco delle comunità pseudo-spirituali, ma non credevo avessero così tanto in comune. Della paura di perdere la propria identità, ne ho sentito parlare da delle persone che hanno fatto delle esperienze simili. Alcune si stavano perdendo nelle comunità pseudo-religiose, altre in comunità dove vi era un leader carismatico e altre dove il volemosebbene si riduceva a frasi e a sorrisi di circostanza.
E finalmente poter parlare di se stessi ad un pubblico che finalmente ascolta il tuo fallimento, compatito finalmente, compreso finalmente, assolto finalmente, perdonato finalmente. Dimmi il vero motivo per cui te ne sei andato. Così mi risponde. Non era quello che cercavo, per questo sono fuggito. La mia identità era a rischio perché avevo scoperto che erano delle persone vuote, che apparentemente erano fratelli, ma parlavano senza anima. Erano dei robot senza anima, egoisti, tanto da aver fatto cose in passato da far rizzare i capelli in testa. Non parlo dell'azione in sé, ma di come è stata vissuta. Ho sperato fino all'ultimo di trovarne almeno una. Ma quello non era il luogo dell'armonia, ma l'oblio. Ora la persona che tu sai vuole andare a vivere in una comunità in Brasile. Che cosa ne sarà di me, senza nemmeno l'illusione? Ok, puoi farci un video, aggiusta tu quello che ti sembra non vada bene. Grazie di tutto, maestro. Ed eccomi qui, Albertino, a preparare il testo per questo video. Caro amico, ti ringrazio per il maestro. Sei stato fortunato a non trovare il tuo maestro in quella comunità. Quelli che tu hai rifiutato come maestri in questo momento sono maestri di altre persone che li ergono a maestri. Come vedi, conservi ancora la razionalità, cosa assai rara quando il fanatismo riempie i cuori. Ma perché scelgono quella vita? Non da soli, ma insieme. Essere forti, per sostenersi a vicenda, per dimenticare la realtà, per non vederla, per non vivere. Tornerà da te se saprai aspettarla. Le comunità religiose, ne parlerò nel prossimo video.